Buonasera, benvenuti al consueto appuntamento con Solo Calcio. Dunque la Pescara si rilancia, è ripartita la macchina da gol di Zdenek Zeman. 4-1 il verdetto finale, come sapete tutti, al Porta Elisa di Lucca, dove Pescara non vinceva, tra l'altro, da 25 anni. L'ultima volta, prima della partita di ieri, nel marzo del 1998, grande partita di Tisci, attuale allenatore del Cerignola, 3-0 il verdetto finale per quel Pescara allenato da Adriano Buffoni, che subentrò a Maurizio Viscidi. Dunque il Pescara potrebbe svoltare, a questo punto ce lo auguriamo, anche se sta disputando un ottimo torneo. Sono già 20 i punti in classifica, sono 6 le vittorie in 9 gare dall'inizio della stagione. Mercoledì la partitissima all'Adriatico Giovanni Cornacchia contro la capolista Torres, obiettivo aggancio perché la Torres, autentica rivelazione del girone B, ha soltanto 3 punti di vantaggio sul Pescara. Ieri il pareggio contro il Pontedera non tragga in inganno questo risultato finale, perché la Torres davvero ha stradominato ma non è riuscita a sfondare appunto la squadra di Alfonso Greco. Buonasera a Giovanni Totto Donati. Ciao Massimo, buonasera. Buonasera a Giancarlo Febbo. Buonasera, grazie. La stampa, come si dice, perché sei un po' timido. Buonasera, oggi, grazie no? Per l'invito. Pensavo che no. Stavi parlando sottovoce. No, buonasera. La stampa che conta, stavo cominciando a contare. La stampa specializzata. Okay. Buonasera ad Orlando D'Angelo, grazie buonasera, Orlando. Dulcis in fundo, direttamente da Abu Dhabi, Gianluca Colonnello. Buonasera, buonasera Gianluca, ciao, nostro amico buonasera. Da sempre di Rete 8. Come va intanto? Tutto bene, tutto a posto. Sì, sì. Sei tornato per qualche giorno di vacanza? Devi rientrare? Sì, a novembre si riparte. Si riparte, ma dove? Sempre a Abu Dhabi. Sempre a Abu Dhabi, quindi... Fa caldo, si sta bene. Ci sono prospettive interessanti. Sì, 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 un bel posto, è stata un'esperienza molto, molto bella. Molto bella, insomma, da ripetere. Sì.
Senti, che idea ti sei fatto di questo Pescara? Perché ieri è arrivata una vittoria intanto netta. Certo, si può tradiscutere sul fatto che, insomma, dopo l'espulsione ha sicuramente un po' agevolato, no? Il Pescara però era ineccepibile, l'espulsione di Tiritiello, il Pescara diciamo che ha avuto proprio la forza di reagire perché era andato in vantaggio la Lucchese, dopo il rigore del 2-1 a fine primo tempo nella ripresa non c'è stata più partita. Sì, sì, il Pescara è una squadra che corre e quindi la base del lavoro di mister Zeman, cioè i ragazzi si muovono molto bene in campo e ieri secondo me sono stati superiori, tranne diciamo la disattenzione che ha portato al primo gol, poi nettamente superiore il Pescara, ha avuto un passo falso contro il Pineto che ha fatto la sua partita e ha fatto anche una vittoria storica, manca qualche punto secondo me, perché per come ha giocato la squadra e con i bei giocatori che ha, avrebbe meritato qualche punto, diciamo, in credito con la fortuna. Sì. Il Pescara, questa è l'analisi, la sintesi di Gianluca Colonnello. Che ne pensano i colleghi? Cominciamo da Giancarlo Febbo. Ma sono assolutamente d'accordo, perché la partita ci mancherebbe, no, figurati un po' se potevi essere in disaccordo con Gianluca. No, va bene, sì, potrebbe anche capitare, perché, certo. Ma in questo caso no. Guarda, è stata una partita stradominata. Stamattina le cronache, soprattutto quelle locali toscane, dicevano che non c'è la partita, ha avuto un prima e un dopo l'espulsione. Io ricordo che al nono minuto il Pescara aveva già avuto tre occasioni da gol per segnare. Quindi è stata una partita senza storia, secondo me. È una partita dove, su un campo ostico, io per esempio, tu ricordavi l'ultima vittoria, io in quel decennio ci sono andato sempre a Lucca, non abbiamo mai vinto. Sì, quindi effettivamente un campo tabù era. Invece ieri, sì, ovviamente l'espulsione ha agevolato, però non c'è stata storia. Io sono sicuro che anche se fossero rimasti in parità numerica, alla fine avrebbe prevalso il Pescara, perché ha giocato davvero bene. Orlando, tu che dici? La vittoria, così facciamo questo primo giro. La vittoria secondo me è schiacciante nei numeri delle occasioni avute oltre che nei gol. E chiaramente l'espulsione a un certo punto è stata una chiave positiva in più, soprattutto per rimediare alla difficoltà iniziale, cioè allo svantaggio. Però il Pescara l'ha comandata, l'ha dominata e l'ha vinta facilmente, secondo me anche con dei segnali importanti, cioè oltre il fatto di ritrovare 4 gol dopo 2 partite senza aver segnato, anche ritrovare 4 gol tutti firmati dai giocatori chiave del gioco offensivo, cioè a parte Tuňov che in questo momento è il capocannoniere della squadra nei gol in campionato, ma era importantissimo ritrovare i gol degli attaccanti, certo. È tornato al gol a Cornero, è tornato al gol Cuppone, sono segnali molto positivi, molto importanti, speriamo che dalla prossima torni al gol anche Merola, che è un altro giocatore chiave. Sì, soltanto un gol in campionato. Però diciamo che adesso i numeri cominciano anche a essere discreti, perché Cuppone, aggiungendo i gol di Coppa, ne ha segnati 5, sì. A Cornero ne ha segnati 4 e quindi cominciano a essere interessanti anche i numeri degli attaccanti, insomma cominciano a tornare ai conti grazie a questa vittoria di Lucca. Assolutamente, Tuňov, ricordiamo 5 gol in 6 partite, 6 partite perché 3 le ha saltate per impegni con la sua nazionale, quindi insomma è una sorta di record personale per questo ragazzo che non aveva mai segnato così tanto, è giovane per carità, 22 anni, aveva fatto 13 gol in una squadra giovanile estone, ho letto oggi, per quanto riguarda appunto la sua carriera, che è ancora molto giovane, 13 gol nell'Under 17 in una squadra estone, ha tutto il tempo, no, di superare questo record personale. Lui che è un giovane, sì, che caratterialmente, insomma, sì, un po' zemaniano, caratterialmente, sì, anche verbalmente, si è lasciato scappare una battuta che secondo me è tipicamente del mister, anche non avevo mai segnato così tanto in tutta la mia carriera come in questi primi mesi. È vero, no, di ma è vero, infatti erano 9 gol in 13 partite, chiedo scusa. 3 gol con questa Calarese tra i, sì, professionisti, tra l'altro, il suo, sì, record, che era già stato eguagliato, ma insomma stiamo parlando di, cioè il valore di aggiunto, tu, perché adesso ne parlano tutti. Ma sicuramente. Sì. Sicuramente, perché io voto a Cornero. Ecco, quello sì, perché si sta dimostrando, sì, sicuramente tra i giocatori più forti. Ne parlavamo anche prima della trasmissione, Massimo
Purtroppo è in ritardo, ho ragione Orlando, si stanno sbloccando gli attaccanti, purtroppo è un po' in ritardo Merola, che è anche molto sfortunato, però dobbiamo dirlo, perché davvero gli manca un pizzico di buona sorte. Per quanto riguarda Tunio, cioè, 6 partite, 6 vittorie del Pescara, certo. 6 partite giocate, mi sembrano comunque dati... Cioè non è solo un amuleto, insomma, è giusto per farci capire, perché sennò poi... Non è Tunio dipendente il Pescara, questo no, però sicuramente incide molto. Tra l'altro i 5 gol sono stati realizzati in 360 minuti giocati, cioè, stiamo parlando di una media di un gol ogni 72 minuti, che è impressionante. Probabilmente solo Lautaro tra i professionisti ha una media maggiore rispetto a Tunio. Poi 2 gol molto simili, anzi direi identici, quello con il Gubbio e quello di ieri contro la Lucchese. Col Gubbio Milani ha effettuato l'assist, ieri grande azione di Moruzzi in collaborazione con Accornero. Accornero è stato sempre presente, ha messo lo zampino in quasi tutte le azioni salienti del Pescara, perché adesso fa di fatto un trequartista che gioca tra le linee quando si alza molto alto sulla fascia Moruzzi, e quindi gli ha insegnato anche questo movimento Zeman, perché prima faceva fatica a Cornero, giocava molto sul binario, e lo ha detto Zeman qualche settimana fa, adesso riesce a giocare tra le linee perché comunque ha fantasia, ha il tiro in porta, vede la porta da tutte le posizioni. È sicuramente una rivelazione questo a Cornero, lo conoscevi tu Gianluca? Non lo conoscevo, però ha dimostrato sul campo di avere qualità, è molto intelligente, un giocatore dinamico, secondo me con mister Zeman può fare il salto di qualità, perché il mister è molto bravo in questo, quindi può rappresentare sia per questo campionato e per il futuro qualcosa di importante per il Pescara. Assolutamente, allora vediamo qualche azione di questa partita, naturalmente partendo dal vantaggio della Lucchese, perché comunque la prima parte, il primo tratto di gara, Giovanni, secondo me è stato equilibrato, perché ci sono state occasioni da una parte e dall'altra, una bella parata di Plizzari in uscita su Cangianello, questo è il gol con un errore di Moruzzi, che è stato prestato bene da Quirini, ecco qui, rivediamo Moruzzi. Anzi, commentalo tu Gianluca, perché naturalmente tu hai giocato e fai l'allenatore. Qual è stato l'errore? A parte Moruzzi che ha fatto un piccolo errore, perché c'è stato. Poi? Ma diciamo, sono stati tutti, perché doveva essere pressato e portato più verso l'esterno. Certo. Invece gli ha dato l'interno, ma hanno, tra virgolette, dormito tutti. Esatto, c'è stata una compartecipazione. Sì, quella è poca attenzione e concentrazione quando subisci un gol così, perché cioè, è una situazione lenta. Poi grande merito va anche ha scritto a Booker, no? Sì, che ha messo a sedere sia Brosco che Pizzari, è stato molto bravo. Insomma, però per guarda l'esterno, lo punta. Sì, guadagni. Doveva essere attaccato immediatamente. Poi anche De Marco che non stringe su quel filtrante, insomma c'è stata una compartecipazione abbastanza passivo nella situazione. È stato passivo in quella situazione. Però bravissimo Booker, no? Giovanni e Giancarlo. Perché, certo, insomma, bravo. No, questo è un bel gol. Non è un giocatore di C, eh? Esatto, probabilmente, esatto. È uno degli acquisti più importanti del calciomercato in questo girone. Non è più giovanissimo, 32 anni, però un giocatore che insomma ha vinto dei campionati sia con il Frosinone, ne ha vinti 2, C e B, che con il Pisa, dalla C alla B. Io l'unica domanda... con tutti i gol che abbiamo preso in questi anni ne prenderemo ancora, diciamo almeno questo è di buona fattura, quindi tutto sommato. Quindi nulla da rimproverare, si può accettare, certo, si può accettare. Certo, c'è l'errore di Moruzzi, ma il Pescara è una squadra che la palla non la butta, gioca sempre, quindi è chiaro. Assolutamente, poi attenzione, Moruzzi si è ampiamente riscattato. Cioè. Ma certo, poi... No, però l'errore vabbè, ci può stare di Moruzzi, De Marco un po' in ritardo in chiusura sicuramente, però la domanda che faccio all'allenatore Gianluca Colonnello è questa, cioè Mesic perché aspetta? Secondo me forse lì il centrale deve uscire Gianluca, no? Se rivediamo. Rivediamo quello, un po'. Cioè si fa puntare indietreggia, forse sì, ma sono, andare magari... Sì, ma sono tutti, ma è tutta la catena, cioè dormono tutti perché camminano. Credo sia Mesic. Perché dovevano immediatamente, cioè era di facile lettura. Era di farci rilettura, cioè lui è lenta, l'azione è lenta e quindi sono tutti, nessuno fa il giusto movimento. Quelli nessuno è immune, insomma, no. Solo il portiere Plizzari e anche Brosco che entra un po', insomma, lì. Forse però è disattenzione di tutta la linea difensiva.
Nel momento in cui diciamo è stato bravo pure il numero 7 che ha dato Brosco, quella palla Brosco di esterno Brosco fa anche la cosa giusta, numero 77 guadagni. Brosco fa anche la cosa giusta perché pensa che Gucker tiri subito in porta, certo. Quindi va in spaccata per chiudere il tiro, invece Gucker, anche se lì forse capisce, il difensore non deve mai fare, ma l'ha fatto bene, ha fatto vabbè, era anche si una cosa istintiva, no, là devi fare quello, assolutamente non puoi né temporeggiare nulla, assolutamente è stato bravo Gucker. Gli errori sono stati fatti a monte. Giovanni quando diceva abbiamo l'allenatore lo ha guardato un po' male, devo dire Giancarlo, perché anche Giancarlo si sente un allenatore. Pensavo che lui si riferisse a me. Si sente un allenatore o è un allenatore Giancarlo Febbo? Perché dobbiamo anche dirimere questa controversia. È un ex allenatore. Io lo conosco da 35 anni. Io quando ho conosciuto Gianluca era minorenne, gli ho fatto io c'era rimasto un po' male. Gli ho fatto io la prima intervista della sua vita. A Francavilla. A Francavilla. Dell'Abruzzo. No, il centro. Al centro. A Francavilla. Sì, sì. 1990, 93. C'hai i capelli lunghi. 90. Vabbè. No, sì, sì. C'hai i capelli lunghi. No, c'avevo i capelli ricci. Vabbè, insomma, abbiamo superato questo incidente diplomatico, Giovanni, sì, sì. No? Perché c'era rimasto un po' male. Niente di personale, Giancarlo. Andiamo avanti con l'espulsione di Tiritiello e il pareggio del Pescara, perché il Pescara poi è stato bravo a reagire. Diciamo la fortuna, tra virgolette, aver pareggiato subito su quella punizione, no? Dopo l'espulsione di Tiritiello. È stato molto importante. Qui il recupero palla alto. C'è stato un errore, se rivediamo tutta l'azione, di De Maria che dà una pallaccia, come si dice in gergo, a Cangianiello. Bravo però nella circostanza, nell'occasione, squizzato, che scippa il pallone al suo dirimpettaio. Poi c'è questa verticalizzazione, attacca la profondità molto bene Cuppone, che è un po' quello che voglio gli è richiesto. Voglio spezzare una lancia ancora di più a favore di Cuppone. Cioè Cuppone, Massimo, non si tiene. Cioè, assolutamente. Lì sgomma proprio, si vede che esce il fumo sotto le scarpe. Cioè, scappa. Cioè. Ora si costruisce dal basso. Però in molti prendono gol così. Esatto. Rovini una partita, tante volte rovini la partita. Perché fanno un'uscita con degli errori. Ecco, rivediamo un po' tutta l'uscita. Sì, perché l'uscita, messa... l'uscita, guardate. Allora, Cangianiello, il pallone lo appoggia sulla sinistra dove c'è De Maria, un buon giocatore, però insomma ieri non ha fatto molto bene. Pallaccia, devo dire, no? Si dice in gergo, poi insomma, mette in difficoltà Cangianiello, bravo squizzato. Insomma, può controllare, con un controllo si allarga e poi passa la palla. Esatto, e poi tutto il resto, diciamo, bravo Cuppone ad attaccare la profondità. Ha questa attitudine alla pressione alta, mi sembra che pure contro la spalla il gol sia... Sì, assolutamente. Quindi, no, diciamo, vabbè, su quello... No, perché tante altre squadre, quando c'è la costruzione... Non stiamo dicendo che è casuale. Costruzione barra distruzione dal basso, perché per me è devastante... Molte altre squadre arretrano, quindi quella palla da pallaccia diventa meno pallaccia che l'avrebbe ripresa. Ecco, quando invece gli avversari comunque concedono la profondità, è chiaro che Cuppone può essere anche devastante. Poi sotto porta purtroppo non è freddo, ieri ha avuto 5 palle gol, 5, ha realizzato un calcio di rigore. 5 palle gol. Va bene però. Poi faremo vedere il filmato di Cuppone. Però bisogna vedere quanto è funzionale al gioco del Pescara, cioè lui non è un centravanti statico che gli arriva la palla, sta fermo in mezzo all'area e si mangia i gol. Ma infatti stiamo dicendo questo. Certo, non è Ciro Immobile, d'accordo, però è uno molto molto importante. Se gli avversari gli concedono la profondità, perché poi se trovi la Vispesaro che ti chiude tutti i varchi, poi ci vuole la qualità tecnica lì, e magari fa un po' più fatica Cuppone. La Vispesaro non è un'offesa, provare a fare qualche tiro da fuori. 14 gol 9 a potenza, 9 a potenza. C'è qualcosa che non torna. È vero che qualche occasione la divora, per carità, però innanzitutto è funzionalissimo per il gioco del Pescara. Assolutamente. Questo dobbiamo dirlo, perché spacca in due le difese. Probabilmente arriva poco lucido sotto porta, questo non lo sappiamo, perché in passato qualche gol l'ha fatto, non è che non è un giocatore da 5-6 gol al campionato, ci sono gli attaccanti. Però all'inizio può darsi ne può, ne può segnare. No, parliamo delle occasioni fallite, Gianluca, un po' troppe oggettivamente. Però è un giocatore a cui non si può rimproverare nulla. No, ieri ha fatto lo scatto a 5 minuti della fine, secondo me, pazzesco. Secondo me l'unico errore di concetto che ha fatto ieri è stato quando
non so, immagino che lo rivedremo, quando gli è arrivata quella palla ha fatto un tacco anziché tirare in porta. Sì, no, quello non ce l'abbiamo, però effettivamente ragione. Quello è stato l'unico di Concetto, poi sì, l'altro quando si trovava stato alla porta magari... oltremodo lezioso. Là insomma, non serviva, dire, poteva tirare, fatto il tacco lì, ma detto, a parte quello, per il resto ha fatto un'ottima partita. Io però sul gol, Gianluca, ti chiamo in causa un'altra volta, perché è vero che sbaglia Cangianiere l'uscita, sbaglia il passaggio, no Massimo? Sul gol subito. Però Tiritiello, che è un giocatore di esperienza, credo un 95, 28, un 95, 28 anni, che ha giocato in Serie B, cioè, perché devi fare fallo lì? Quando sai che al 100% lasci i tuoi compagni in inferiorità numerica? Cioè, secondo me... è stato ingenuo anche lui, no? Che abbiamo messo la croce addosso al ragazzo che ha sbagliato il passaggio. Infatti, ci può anche stare. Sì, ma è la stessa cosa, è la posizione iniziale. Se vedi quando perde palla, lui sale. Ecco, adesso arriviamo. Lui sale, si lascia dietro, si lascia dietro Cuppone, guarda. Gira palla. De Maria sbaglia l'appoggio. Sì, ma guarda, lui lo lascia lì, perché l'esterno è basso, lui non infatti, tiene la linea. Cuppone è tenuto in gioco dal terzino. Sì, perché lui doveva stare più dietro oppure far salire l'esterno di Sali. Sì, sì. Guarda, l'esterno palla sbaglia, però sta fermo, non si muove. Guarda, perché lo tiene in gioco? Lui sale senza alcuna motivazione. Quindi peggio ancora, un altro errore. Peggio mi sento, come si dice. Senso, qui. Quindi errore di posizionamento di Tiritiello, insomma, no? Certo. No, ma pure l'altro. Anche di comunicazione anche De Maria. Col terzino, sì, cioè, sì, anche di comunicazione. L'esterno basso, l'esterno sbaglia, non però sale. Da palle guarda, cioè non sale, non accompagna e non stringe. Assolutamente, non sbaglia solo il Pescara dietro, voglio dire, sbagliano tutti. Però... calcio di punizione, la cattiveria di Accornero, perché lì il Pescara è stato bravo, anche fortunato, nel senso che ha trovato subito il gol del pareggio dopo l'espulsione di Tiritiello, però la cattiveria di questo ragazzo, no? Respinta della barriera, cioè, 19 anni ha, voglio dire, ce l'ha nel sangue, guardate qui, tiro imparabile col sinistro. Sì, però è pure una bella palla. Bella palla, assolutamente. Cioè, quando rimbalza così è bella, cioè, pure a colpirla. La barriera gliela apparecchia bene, sì, no? Sì, gliela apparecchia perfetto. Però, ecco, proprio questa grinta, questa cattiveria... questa voglia di fare gol, ce l'ha proprio evidentemente innata questo ragazzo, no? Poi cioè di, non ha paura di sinistro, nulla. Sinistro, che non è il suo piede. Esatto, non ha paura. Lui calcia benissimo con entrambi esatto, i piedi. Esatto, esatto. E quindi c'è questo gol di Accornero. Coordinazione, sì, sì. Che bravo. Tra l'altro non segnava la prima giornata, no? Sì, sì, la come Juve Cuppone. Under 23, come Cuppone. Eccolo qui, Accornero, Federico Accornero, classe 2004, ricordiamo, in prestito secco dal Genoa. A questo punto andiamo a vedere l'immagine del rigore del raddoppio del Pescara al minuto 48, sono 3 minuti di recupero, c'è il quarto uomo con la tabella luminosa, su questo filtrante proprio di Accornero, mette sempre lo zampino, per Merola, c'è un contatto tra Merola e Rizzo Pinna, grandi proteste da parte dei giocatori della Lucchese, non abbiamo il replay. L'arbitro è lì a due passi, ci fidiamo di lui, insomma, indica il dischetto, io credo che no, secondo non me, ci siano secondo dubbi. Secondo me non c'è il replay, ma è abbastanza netto, è un'ingenuità del difensore, perché a quel punto lascialo, c'era un altro compà, però secondo me è un'ingenuità del difensore, però secondo me il rigore è netto. Assolutamente, quindi anche tu sei d'accordo? Ma è proprio errore, cioè, vedendo gli errori che hanno commesso un po' tutti, diciamo, a livello qualitativo, la qualità soprattutto là dietro latita. Orlando? No, però tieni presente che la Lucchese in casa non aveva preso neanche un gol finora. 3 partite, 0 gol. Quindi? Dipende da anche contro chi ha giocato. Infatti questo, certo. Questo anche vero. La sensazione è anche che i difensori della Lucchese fossero, non dico terrorizzati, ma molto agitati da questo confronto con Pescara. Cioè non erano molto tranquilli, ancora di più dopo aver perso Tiritiello, che era anche capitano. Mi sembra poi è chiaro veramente... che l'assenza del giocatore poi è chiaro a Perché qui su questo fallo da rigore sono 4 giocatori della Lucchese, 2 del Pescara, insomma fare fallo subito su Merola senza... Sì, ho visto i gol, pure gran parte della partita, il passo è completamente differente tra la Lucchese, cioè...
diciamo, il Pescara va a 100, loro a 40. Ecco, quindi questo sul piano, proprio, dici questo per sottolineare altro che passo, c'è anche una crescita dal punto di vista della condizione fisica, atletica, no? Sì, ma tutti i giocatori, cioè, come movimenti, come rapidità, loro sono, se fai caso, cioè, sono azioni semplici, uno, due, va, gli altri sono tutti fermi. Assolutamente. Anche chi ha fatto il rigore, cioè, l'1-2, tu parti prima perché è una giocata facilmente leggibile. Leggibile, è vero. Però camminano, nessuna accorcia. Non c'è stata la giusta reattività. No. Meglio così, il Pescara tra l'altro era in superiorità numerica. Ricordiamo che poi per ripristinare la difesa a 4, il tecnico Gorgone, che è stato un ex tuo compagno di squadra proprio a Pescara, 2003-2004, anzi lui da gennaio a giugno 2004, ha sostituito Fedato e ha fatto entrare Merletti nel cuore della difesa, quindi 4-4-1 con Magnaghi, riferimento centrale in attacco. Il rigore trasformato da Tugnov con grande freddezza, precisione, portiere da una parte, palla dall'altra, lo vogliamo rivedere perché comunque Tugnov è un giocatore di grande qualità, a cui mancava, ci dicevano, no, quelli che lo conoscono meglio di noi, la continuità, vero Giovanni? Tu che hai sentito anche Donatelli, che l'ha avuto alla spalla insieme con Massimo Oddo. Fabio Lupo, il fuoco dentro, parlò Oddo, deve trovare il fuoco dentro, perché è un giocatore, un ragazzo serissimo che si allena, però deve ancora trovare quel fuoco dentro che ti dà la scossa per fare il salto di qualità, perché potenzialmente, lo diceva proprio Fabio Lupo, anche Fabio Lupo qualche settimana fa, lo stesso Marcello Donatelli, Massimo Oddo, potenzialmente è un giocatore di Serie A. Cioè, un giocatore a cui non manca nulla, potenza, fisico, corsa, capacità di inserimento, tecnica, Tugnov va tutto per fare il salto di qualità. Volevo tornare un attimo su quello che diceva Orlando, perché secondo me ha ragione sul fatto della poca tranquillità della Lucchese, perché a fine partita Gorgone ha sottolineato la gestione scriteriata della propria squadra quando era sotto di un gol e quando era in inferiorità numerica. Non si può giocare così, perché secondo me voleva intendere rischiamo un'imbarcata se giochiamo così. O sbaglio, abbiamo interpretato così. Infatti un po' troppo aperta mi è sembrata Lucchese. Un po' troppo diciamo aperta. Che loro giocano a viso aperto, però forse hanno esagerato. In inferiorità numerica, tutti quegli spazi, però merito anche del Pescara, poi è difficile stabilire quali sono i meriti e quali sono... Allora, la vittoria è stata chiara, cristallina, non ci sono dubbi. Andiamo in pubblicità per la prima volta, 21:27, restate con noi. Intanto sono in corso due posticipi del campionato di Serie C, Girone B, quello che riguarda il Pescara. Il Sestri Levante in vantaggio all'intervallo sulla Carrarese 1-0, gol di Forte che aveva già segnato nell'ultima trasferta di Cesena, dove il Sestri ha fatto la partita, ve lo garantisco per 90 minuti, ha davvero giocato un ottimo calcio. L'Arezzo invece è in vantaggio per 2-0 sulla Spal, i gol di Gucci e di Eklu. Eklu che è in prestito dal Sud Tirol, giocatore sicuramente molto ma molto interessante. Sono le 21:32, naturalmente il nostro salotto con Gianluca Colonnello, Orlando D'Angelo, Giancarlo Febbo e Giovanni Tontodonati. Questi i risultati dell'ultima giornata, a testè consegnata agli archivi, naturalmente Sestri, Carrarese e Arezzo Spal sono in corso di svolgimento. Mercoledì alle 20:45 il Pescara ospiterà la Torres, capolista, grande sorpresa, rivelazione, a questo punto anche certezza del Girone B. Contiamo di collegarci via Zoom intorno alle 22 con il DS della Torres, il giovane 42enne Andrea Colombino. Ricordiamo anche il direttore di gara, è stato designato oggi, Pescara Torres sarà diretta da Del Rio di Reggio Emilia. Torniamo ad analizzare le azioni della partita di ieri, il terzo gol del Pescara, ottavo minuto della ripresa, questa è stata una bella azione, una bella combinazione soprattutto tra Accornero e Moruzzi, Moruzzi che è cresciuto tantissimo al di là del piccolo errore che ha commesso in occasione del gol della Lucchese di Gucker. Guardate qui, combinazione Accornero per Moruzzi, palla indietro e il sinistro di Giustezza, un colpo da biliardo di Tugnov che non è nuovo a simili prodezze. Gianluca. Sì, bella azione. È stato l'assist intelligente, esatto. Ha dato palla dietro, è stato bravo, ha recuperato palla, però l'assist è stato bravo a metterla dietro, a spiazzare l'intera retroguardia. Sì. Poi il portiere avrebbe potuto fare meglio, però gliel'ha messa proprio all'angolino. Sì. Giovanni, Giancarlo? Colpo da biliardo, Tugnov ce l'ha questi colpi, c'ha un piede molto raffinato in questo senso. Non è il primo gol che fa così, è un valore aggiunto senz'altro.
Giovanni. Bravissimo Moruzzi, come ha detto Gianluca, gol fotocopia, sì, quello realizzato al Gubbio, anche se forse in quello realizzato al Gubbio c'era più potenza, sì, sì, qui più precisione, potenza, se non ricordo male. Dicevi, però, ho visto il portiere va, però la palla salta sulla linea dell'area piccola. L'hai vista dal replay questa? Sì. Perché da qui... Salta, se fai caso... Vediamo un po'. Quando calcia, replay... sì, sì. Quando calcia, la palla salta sulla linea dell'area piccola. Però forse da questa immagine... Si vede. Sì. Allora, vediamo un po'. C'è la combinazione tra Cornero, guardate, insomma, palla dentro per Moruzzi. Grande qualità, questo è un ragazzo che, insomma, ci auguriamo possa fare carriera. Guarda come salta. Op. Hai ragione. Sì, sì. E salta e il portiere non arriva. Un po' sorpreso. Sì. Però, l'occhio clinico, Un giocatore... Quindi non ci sei rimasto male a questo punto, è giusto, no? L'allenatore è lui. Ma certo, l'allenatore e il giocatore è lui. Allora, andiamo avanti, rigore, quarto gol del Pescara. Siamo sul 3-1 qui all'ottavo minuto della ripresa, il gol di Tugnov. E adesso arriviamo al 75esimo, entrato nel frattempo Masala al posto di Merola. C'è un'ingenuità di Quirini che è andato a saltare, ha colpito il pallone con il braccio. Tra l'altro... si mostra incredulo nei confronti di questa decisione. Veramente strano. Vabbè, certe volte gli atteggiamenti dei giocatori sono. Nessuno ha protestato. Dai. Bravo Cuppone a realizzare, no? Con freddezza. Rigori, anche se... sì, sì. Sono stati bravi. Questo rigore è un po'. Ah, no, il difensore. È il difensore, esatto. Ha fatto una cosa. Che ne pensate? Vabbè, ma la partita era già finita. Questi sono episodi. 75. Lui ha fatto quell'errore. Con Zeman le partite non finiscono mai. Intanto diciamola tutta. Perché sennò... Anche Cuppone ha potuto tirare quel rigore in quella maniera, diciamo, abbastanza disinvolta, proprio perché il risultato era già acquisito. Allora, visto che si sta parlando di Cuppone, andiamo a vedere le occasioni che ha avuto l'attaccante del Pescara, l'attaccante salentino classe 97, che ieri è tornato a segnare, aveva fatto gol solo la prima giornata di campionato, anche in Coppa Italia aveva fatto bene a Fiorenzuola, campo neutro contro la Reggiana. Questa è la prima occasione da gol, tra l'altro molto bella azione di lineare. Anche tecnicamente lui fa una cosa giustissima, il tocco che non era facile, guarda qua, squizzato, Cuppone, palla per De Marco che gli apparecchia ancora questa opportunità e lui sbaglia, no? È l'1-2, gli dà la palla, gli dà troppo sotto, la palla ce l'ha sotto e non è facile colpirla. Torniamo indietro con l'immagine perché questa è interessante. Dà l'assist forte. Troppo forte il pallone. Troppo forte e tra le due gambe, guarda. Forse sarebbe stato magari meglio controllarla allora. Forse. No, con replay. La palla rimbalza un po' anche. No, perché gliela dà. No, la maschera. La maschera. A velocità normale, guarda. Sì. È troppo forte il passaggio. Gliela dà. Sì. Non è colpa. Quindi lì, no, lì però è... Sicuramente una buona opportunità, magari però se avesse controllato il pallone sarebbe stato meglio. No? Chi ha fatto l'assist le doveva dare un pochino verso l'interno e lui appena appoggiava. Gliel'ha dato sulle gambe. E... Massimo ha detto controllare perché in base alle sue qualità tecniche lui nel momento in cui vedi che il pallone è forte cerchi di controllare quello intendo dire. Ma certo, magari tu ci saresti riuscito per No, assolutamente. Io me lo chiedo perché giustamente ha fatto una sottolineatura Gianluca che ci è sfuggita, no? Pallone troppo forte che gli è stato suggerito da De Marco. Però è bello il tocco di Cuppone iniziale. Sì, l'1-2. Quello è stato molto bello, no? Quindi diciamo che questa è un'occasione, ma non è responsabile, voglio dire. No. Ma in questo Cuppone è il miglior attaccante centrale che adesso ha Zeman per sviluppare il suo gioco, perché è uno che guarda sempre al fraseggio con gli altri. Certo. Non tenta mai una giocata... solitaria o fine a se stessa, ha proprio ragione. Lui come... No, ma ha ragione Gianluca, adesso che la sto riguardando. È una palla difficilissima, quasi impossibile. Ma te ne sei accorto un po' in ritardo? No, perché tu subito. Tu c'hai l'occhio, l'occhio clinico dell'allenatore. L'occhio del giaguaro. L'occhio del giaguaro. Cioè, rivedendolo avrebbe potuto toccare meglio il pallone De Marco, quello sì. Però, insomma, forse...
No, ma gli balza pure, salta pure la palla. Sì, gli ha dato addosso, sta correndo, no, non è colpa sua adesso. Però mi piace molto il suo tocco iniziale, no? Sì, questa combinazione. L'azione è bellissima. L'azione è molto bella, squizzato e combinazione tra Cuppone e De Marco. Cuppone è quello l'unica cosa che poteva fare, secondo me, fare finta, non calciare, perché quello va dritto. Esatto, io quello intendevo dire. Non calciare. Poteva rientrare. Cioè controllare, esatto. Però lì in quel momento, certo. Ronaldinho, andiamo avanti con le immagini, intanto stiamo rivedendo, questa è la prima occasione della partita, del Pescara, che ha avuto una buona opportunità. Quarto minuto, l'inizio è stato molto bello, due squadre che si sono affrontate a viso aperto, vabbè il Pescara lo sappiamo, con coraggio se la gioca sempre, rivediamo per l'ennesima volta questa opportunità con il tocco, diciamo così, non proprio preciso di De Marco per il suo compagno di squadra, anche questa è una bellissima azione a Cornero che viene a giocare tra le linee, poi l'apertura di Squizzato per Merola, indietro all'indirizzo di Cuppone, qui è stato molto bravo il difensore della Lucchese Benassai a chiudere, no sì, Gianluca? Sì, ha fatto una... Però che bella azione questa. Cornero è bravo. Cornero è proprio un giocatore intelligente. Questo non si può definire tecnicamente un gol fallito, cioè esatto, ha tirato, è stato bravo il difensore. Oh, naturalmente tra le buone cose che ha fatto Cuppone, una di queste è proprio, no? Che ne ha fatte diverse, certo, di cose buone, si è procurato il rigore, come abbiamo già avuto modo di analizzare l'espulsione di Tiritiello, e Cuppone dice, sì, è così, che puoi fare Tiritiello, non ti puoi arrabbiare, avete visto la mimica. Sì, sì. E quindi... Ma so tutti che... Sì. Hanno compartecipato tutti, certo, all'errore. Certo, assolutamente, infatti c'è chi si tira sui calzettoni, sì, esatto. Guardate questa azione, qui sfonda alla grande Moruzzi, grande qualità tecnica, se ne va sull'esterno, da fondo campo, palla indietro per sì, Cuppone, e qui avrebbe potuto fare meglio. Sì, però guarda il difensore, sì, se rivediamo l'azione, il rivediamola Dino, facciamo fare gli straordinari. No. Beh, non è mangiato, però ma deve tirare meglio. Questo, quello successivo, là, dico. Cioè, nessuno... La certo, palla non va da sola in porta. Sì. Doveva accorciare su... Esatto. Però lì deve tirare meglio Cuppone, sì, no? Sì, insomma, tiro centrale. Sta pure a 4 metri. Questo è l'unico questo, gol questa mangiato. Questa è una palla gol... Questo è mangiato, doveva saltare al portiere perché era abbastanza fuori, verso la sinistra. Allora, questa... Rivediamo ancora... Torniamo indietro, scusa Dino. Prima del rigore c'è un'altra azione da gol... Qui alludeva lo stesso Giancarlo Febbo, occasione nitida questa, perché c'è stata una verticalizzazione, credo ancora di Accornero, se non vado errato. Accornero stava da tutte le parti ieri, ha giocato proprio da trequartista puro, quando si alzava Moruzzi, gli ha insegnato davvero molto bene il maestro. È abituato a giocare sulla bandierina, sì, diceva Zeno, esatto, 2 settimane fa, un mese. Guardate qui, qua è chiaro che deve fare decisamente meglio, no, poi Merola, ci sono già 3 giocatori davanti a lui. Non sì, è però, che... se fai caso... Sono in 3 dietro, sì, 2 salgono e il terzino sta 2 metri dietro. Sì. Difesa. Ah, difesa. Allegro. Assolutamente, sì, assolutamente. E insomma, queste sono le occasioni che ha avuto Cuppone. Voto a Cuppone ieri. Poi facciamo anche. Un 7, secondo me, bello pieno. 7 addirittura. Sì, eh? Sì, sì. Giancarlo? Ma per come siamo abituati a mettere i voti noi. Diciamo, quando si vince della, ho capito, no, della carta stampata quando si vince mettete devi... anche 10, 9 no, quello mai. No, mai, però è chiaro che devi calcolare che ha procurato l'espulsione, ha segnato il gol, è stato sempre minaccioso, presente. Quindi 7 è il minimo, giusto. Il minimo è 7, ma anche perché poi il Pescara ha vinto 4-1 anche per questo motivo, no? Quando c'è... Sì. Cioè senza esagerare, un 7 giusto, vero? Secondo me sì. Sì, sì, sì. Giovanni? Sì, dai, ci può stare. 7 ci può stare. Anche se Zeman ieri non era contento. Non era contento. Deve segnare di più. Certo, perché ha avuto su azione. Non può segnare solo sul rigore. Sì, sì. Gianluca, secondo te quanto è importante? Cioè, il lavoro di Cuppone è preziosissimo, no? Non tutte le squadre hanno un giocatore del genere, che poi corre a perdifiato, instancabile, è sempre il primo a fare la fase di non possesso, un po' quello che chiedono tutti gli allenatori, no? Allora, innanzitutto io gli avrei messo 7,5. Ah, vedi? Perché sì, uno che si crea 5 palle gol, fa gol, rigore, secondo me l'espulsione è un grosso lavoro. E come avevamo detto prima, deve cercare di essere più equilibrato in campo, perché spende molto, deve cercare di trovare un equilibrio.
lo fa perché è un giocatore che generoso. È generoso, ce l'ha nel DNA, è quello. Sì, sì, ce l'ha, però chiaro come che... ha detto Zeman, potrebbe segnare qualche gol in più. Ecco, la cosa secondo me positiva di Gruppo, non so se siete d'accordo, non si perde mai d'animo, perché lui chiaramente leggerà i giornali, sentirà le trasmissioni, però lui va dritto come un treno, non se ne frega niente di nulla e di nessuno. Però, credo che sia questa una qualità importante, no? Perché è chiaro che le pressioni a Pescara ci sono. Giovanni. È vero, perché poi quando gioca, cioè lui dà sempre l'animo, anche se non gioca, quelle poche volte in cui non gioca, certo. L'anno scorso con Colombo era un punto fermo, poi finì ai margini, non so se vi ricordate, quando è arrivato Zeman ancora panchina, poi Zeman piano piano ha rilanciato ai playoff, è diventato di nuovo protagonista. Sì, con tre gol realizzati. Con tre gol nei playoff, quindi un giocatore secondo me straordinario, una forza mentale straordinaria. È vero, forza mentale. Nonostante le critiche, poi... Cioè, ripeto, come si fa a contestare un giocatore così? Cioè, ricordo, per il momento Tommasini Colombo... e Vergani non hanno possibilità. Ma, oddio, Tommasini, Vergani credo proprio di proprio no. Di no. Credo è proprio una bocciatura ormai. Cioè, se non fa il salto di qualità a livello mentale, no. Tommasini piano piano secondo me sarà il utile. Il giocatore giusto secondo voi per Zeman come caratteristiche? Perché siccome non l'abbiamo ancora visto, no? L'ho visto pochissimo, solo un tempo. Però così, una vostra sensazione, tu che fai l'allenatore? No, io non credo, io penso che ovviamente in questo momento lui, il più funzionale della giocatura di Zeman sia Cuppone. Secondo me Cuppone... Poteva essere Vergani, si diceva in estate. Si diceva in estate, però fisicamente come tipo... Come aggredisce la profondità Cuppone? Vergani non ce l'ha, c'ha un altro tipo di caratteristica. Tommasini l'abbiamo visto poco, però siccome conosciamo Zeman, se fosse già semipronto, qualche minuto in più lo avrebbe fatto, sinceramente. Quindi può darsi che non sia adattissimo alle sue caratteristiche, anche perché Cuppone con i suoi scatti, con la sua profondità, comunque sia, crea un tourbillon di gioco che poi favorisce. Ora abbiamo Merola che sta segnando poco, però se avesse fatto qualche gol in più Merola, ieri per esempio... Un solo gol ha realizzato. Penso che quello che ha fallito ieri nel secondo tempo, forse è il più clamoroso di quelli di Cuppone. Chiaramente lì è stato un po' sfortunato perché la palla... Beh, è stato bravo Visconti, gli ha sporcato la conclusione. Però è chiaro che tu valuti sempre il tridente. Se c'hai Ciro Immobile, sai che Immobile finalizza. Se invece non ce l'hai... devono finalizzare un po' di più i due attaccanti esterni. Devono non c'è segnare dubbio. Qualche gol. Orlando? No, penso anch'io. Tra l'altro, cioè, le scelte sono state già fatte, c'è possibilità adesso, per uno dei due adesso, di essere. Adesso sono abbastanza cristallizzate. Di Tommasini non abbiamo ancora visto sul campo a sufficienza per valutarlo noi direttamente, però. Fin dall'estate gli addetti ai lavori che lo conoscevano avrebbero messo la mano sul fuoco sul fatto che lui potesse essere un giocatore in grado di esplodere al centro di questo tridente, anche perché insomma, all'inizio si pensava che Cuppone fosse ancora uno degli esterni a destra di questo tridente, non la punta centrale. Poi Cuppone ha acquisito questa maglia per via delle sciagure, chiamiamole così, del precampionato, sia di Vergani che di Tommasini, si è ritrovato poi a giocare titolare, ma qui con Zeman non ci si ritrova a giocare titolare, cioè è diventato titolare perché Zeman ha potuto lavorare con lui sul campo da luglio, ha costruito questo Cuppone che stiamo vedendo, probabilmente si sono sposate bene le caratteristiche sue innate, delle esperienze che aveva fatto prima, anche di punta centrale, con quello che chiedeva Zeman, quindi adesso secondo me il titolare... E lui, tornando alla questione della forza mentale di Cuppone di cui si parlava prima, sì, perché non è facile sopportare le vostre critiche, certo. Cioè, io se fossi Cuppone mi sarei venuto legge già i tuoi a prendere pezzi, quelli di Giancarlo, di Giovanni. Non ho mai criticato. Di profeta, io deve essere fastidioso, però lui, secondo me, la forza mentale la trova in mezzo al campo, cioè lui percepisce che Zeman è contento di quello che fa,
anche quando Zeman lo stimola con queste chiaro. Battute, che dopo il 4-1 e quella partita da 7 fatta ieri, comunque ha avuto da ridire chiaro. Qualcosa, e lui lo prende come... Cioè lui è continuamente pungolato, motivato... Come un richiamo, cioè a uno stimolo a migliorare, sì. cioè amorevole, tra virgolette, dal punto di vista dell'allenatore. Nel senso comunque che... dal punto di vista della motivazione, Zeman è eccezionale, Gianluca, come allenatore, sì. no? Sei d'accordo? Cioè proprio un grande motivatore. Sì, grande motivatore, perché fa lavorare, quindi... Devi essere motivato. No, anche nelle dichiarazioni post partita, quando sì, dice no. da cuppone mi aspetto i gol su azione. Io Massimo, anche ricordo, se fa una però conoscendolo, come ha detto prima, lo fa in maniera sempre per, esatto. per stimolare, per non abbassare mai la guardia. Ecco. Quindi, anche perché lui è un perfezionista, sì, no? Però siamo all'inizio. Io non mi ricordo una partita in cui lui a fine partita non avesse qualcosa da ridire su Ciro Immobile. È vero, questo lo ricordo. Però disse, no, c'era un giocatore imprescindibile per lui, lo disse dopo una partita, forse Pescara-Grosseto, dove sprecò l'impossibile, l'inverosimile, parlo di Lorenzo Insigne. Non so se vi ricordate, Pescara-Grosseto 1-2. Gioca lui e poi... Si dimise poi a fine partita Giannini, sì, Giannini il tecnico sì. del Grosseto, proprio ai nostri microfoni, in diretta, io sono rimasto senza parole. e dopo aver vinto una gara, tra l'altro Sforzini fu il match winner, e mi ricordo che Insigne si divorò l'impossibile in quella partita. Al termine, quando c'erano state delle critiche anche giuste e motivate per la prestazione di Insigne, che veramente ha fatto degli errori incredibili sotto porta, Zeman disse testualmente: per me l'unico giocatore imprescindibile è proprio Insigne. Sì. Lì per difendere, secondo me, l'ha fatto no, il giocatore, se evidentemente. Non è, no? Se non è esperienza e intelligenza. In Zeman, certo, sì, però... ma si diverte con noi, perché ieri, per esempio, a fine partita, tra poco andremo in pubblicità, il nostro Enrico Giancarli domanda sulla Torres, ha risposto testualmente: la Torres ha fatto fatica anche oggi, gliel'hanno raccontata malissimo perché la Torres ha stradominato col Pontedera, però anche quello, no, un modo per stemperare. Tornando a Cupone, non è una sorpresa, Massimo, perché un giocatore con quelle caratteristiche, cioè, gioca sempre con Zeman. Certo. Ma con tutti gioca. Non dimentichiamo che due anni fa, lui andò a Potenza al mercato di gennaio, in realtà l'aveva preso il Foggia sì. di Peppino Pavone e di Zeman. L'aveva preso Peppino Pavone, certo. La trattativa saltò per 20.000 euro. È vero. Per 20.000 euro. E a Potenza fece 8 gol e salvò, anzi, il contributo fu fondamentale, determinante in chiave salvezza. Quasi da solo il Potenza. Esatto. No, voglio dire, lui giocherebbe con tutti gli allenatori, sì. o in un ruolo o in un altro. Sì, perché poi perché? Allora, è il primo dici, che fa la fase di non possesso, dici, cioè il massimo per un allenatore. Le motivazioni. Lui le trova in se stesso, certo. perché quando poi scende in campo lo vede che c'è un passo che è il doppio rispetto chiaro. A qualsiasi avversario, quindi non è che si demoralizza, non si... deve essere soltanto un po' più freddo sotto porta, ma d'altra parte se facesse pure i gol non sarebbe in Serie C. Non a me sinceramente farebbe... Per lo strappo che c'ha non è giocatore da Serie C. A me farebbe arrabbiare, anzi fa più arrabbiare Merola, che ha grandi qualità tecniche, purtroppo... Anche lui sbaglia molto sotto porta, cioè io me la prenderei più con uno come Merola se fossi un allenatore, perché so che Merola mi può dare molto di più e può sì. essere più decisivo. Invece in questo momento, purtroppo in questo avvio di campionato, non l'è stato mai. Però gli gira anche male. Rivediamo le occasioni, rispetto, a volte veramente rispetto qualcosa alle squadre, di incredibile. Rispetto alle squadre di Zeman, questa è una squadra che sta già più avanti rispetto certo. al solito, esatto. rispetto a tutte le altre, perché questa in genere verso novembre... Ecco, tu che ci parli spesso prima delle conferenze stampa, che no, ti dice, non puoi no, è una squadra rivelare che... nulla, no? No, posso rivelare. No, ah, poi? Allora facciamolo dopo la pubblicità. Ma non c'è nessun segreto. Pubblicità. Beh, torniamo in studio su Rete 8, Solo Calcio, insieme con Gianluca Colonnello, Orlando D'Angelo, Giovanni Tontodonati e Giancarlo Febbo. Collegato via Zoom, il direttore sportivo della Torres, Andrea Colombino. Buonasera Andrea, grazie per aver accettato il nostro invito. Buonasera a voi e grazie per l'invito. Beh, insomma, c'è grande attesa per questa partita, immagino anche a Sassari. Siete primi in classifica, unica squadra imbattuta al pari del Perugia, 7 vittorie e 2 pareggi, una grande rivelazione, non c'è dubbio alcuno. È un lavoro che parte da lontano, no? Perché sono 3 stagioni che lavorate insieme, insomma, non avete cambiato granché, no? C'è lo zoccolo duro, è rimasto, c'è l'allenatore da 3 stagioni che hai preso tu. Qual è il segreto della Torres?
Il segreto della Torres credo che sia questo, il fatto di avere una base di giocatori e aver trovato dei giocatori importanti che hanno contribuito a alzare il livello tecnico della squadra e soprattutto a inserirsi con intelligenza all'interno di un gruppo dove c'erano già delle dinamiche, come dire, consolidate. Lo hanno fatto con umiltà, dando l'esempio. Parlando poco, lavorando tanto, insomma, c'è un bel gruppo di lavoro di persone che hanno il piacere di trascorrere il tempo e lavorare insieme. Una squadra solida, aggressiva, una squadra che comunque prova a giocare a calcio, tra l'altro soltanto 3 reti incassate, la migliore difesa dell'intera Serie C, al pari della Juve Stabia che guida la classifica del girone C, la Juve Stabia di Pagliuca, ottimo allenatore, noi ce lo ricordiamo, 2 anni fa la guida della Lucchese, 3 reti al passivo anche la Juve Stabia. Ti faccio fare qualche domanda dai miei ospiti, cominciamo da Giovanni Tortorati che ha qualche curiosità, immagino. No, vabbè, prima scherzavamo, volevo chiedere innanzitutto come sta andando Fabriani, che comunque è abruzzese, un giocatore che abbiamo seguito da tanti anni, dai tempi del Notaresco, ex Avezzano anche. E poi in generale qual è l'obiettivo della Torres? L'abbiamo fatto anche abbiamo fatto la stessa domanda a Tore Pinna qualche settimana fa. Allora, Fabriani sta andando bene, sta lavorando ora da braccetto, da terzo di difesa e penso che questo gli possa dare anche delle prospettive diverse per la carriera, sai, perché dall'anno prossimo poi non farà più minutaggio e quindi la discriminante per giocare sarà quella, sei bravo, puoi andare avanti, hai una prospettiva diversa. Dalla Serie C o no, ecco, lui ha avuto una crescita importante, è maturato tanto, può fare più ruoli e quindi questo penso che sia una discriminante importante per lui e per la sua carriera. L'obiettivo della Torres è quello La di migliorare. sincerità, la sincerità, Andrea, non ti nascondere. Sinceramente, ovviamente no, non ci nascondiamo, ovviamente ci godiamo il momento e ora faremo di tutto per mantenere questa posizione fino alla fine, ci mancherebbe. Non voglio neanche gioco a carte scoperte con voi, vi dico, il nostro obiettivo è quello di migliorare il posizionamento della passata stagione, quindi cercare di fare i playoff. L'anno scorso ci siamo salvati all'ultima giornata, abbiamo avuto poco tempo per programmare, non avevamo neanche tutta questa esperienza in categoria, 15 esordienti. È stata comunque una bella avventura, crediamo di aver imparato abbastanza per farci trovare pronti e avere una squadra che possa giocare e non subire. Poi ovviamente non certo ci aspettavamo questa partenza, noi 21 punti l'anno scorso li abbiamo fatti in tutto il girone d'andata, quest'anno li abbiamo fatti dopo 7 partite, quindi è ovvio che siamo contenti. Ieri abbiamo avuto una gara, diciamo, sfortunata, però se poi si va a vedere il complesso delle partite giocate fino ad ora, probabilmente qualche altra volta abbiamo avuto degli episodi a nostro vantaggio che siamo stati bravi poi a sfruttare. Quindi diciamo che si compensano un po' le cose, no? Assolutamente, alla fine tutto torna in equilibrio, ecco. Però i punti che abbiamo li abbiamo meritati, ecco, non li abbiamo Assolutamente. Io ho visto rubati. anche Perugia Torres, a parte ieri che avreste meritato, strameritato la vittoria, sono cose che capitano, ma anche a Perugia una grande partita, siete andati in vantaggio, poi c'è stato il pareggio del Perugia, chiaro, l'allenatore aveva tante possibilità in panchina, è entrato Ricci, è entrato questo ragazzo Seghetti che ha riequilibrato le sorti del match al primo gol tra i professionisti, classe 2004, tra l'altro ha anche cambiato sistema di gioco, 4-2-3-1, il tecnico degli Umbri, Francesco Baldini. Recuperano Liviero, Giorico e Idda? Dacci qualche notizia così. Ida no sicuramente perché verrà operato, perché ha una frattura al metatarso, mentre Giorico e Oliviero non dovrebbero farcela per mercoledì, Non dovrebbero farcela. non dovrebbero farcela, Si va contiamo verso. di No, recuperarli in settimana. ti volevo chiedere, si va verso la. È chiaro che non ti puoi pronunciare, però potrebbe essere confermato lo stesso 11 che ieri ha pareggiato col Pontedera? Ci potrebbe essere come eventualità.
Non lo so, sinceramente oggi all'allenamento chi ha giocato ieri ha fatto scarico, quindi la proiezione di quella che sarà la gara di mercoledì dei papabili 11 non la so sinceramente. Vabbè, io ci ho provato naturalmente, i direttori, è giusto che parlino così, sono tutti uguali. Giocheremo in 11. Giocherete in 11. Tra l'altro ho notato questo esperimento, perché non credo che sia un laterale mancino, l'ho visto giocare sempre in mezzo, Kujabi, no? Questo italo gambiano che ha giocato come quarto a sinistra nel 3-4-1-2 nella partita di ieri. È stata una novità, se vogliamo, no? Dal punto di vista tattico. Sì, è stata una novità perché con noi non aveva mai fatto quel ruolo, ma in carriera, nella sua breve carriera ha fatto anche quel ruolo. E ovviamente è un ragazzo disponibile, ha fatto una discreta gara. Non so se verrà riproposto, okay, o giocherà a centrocampo piuttosto che esterno. Sicuramente non è abituato a lavorare con riferimento della linea e quindi alcuni automatismi nei movimenti, soprattutto senza palla, non ce li ha, però certo, è un ragazzo intelligente che può lavorare e crescere anche in quella posizione. Assolutamente. Orlando, una domanda per il DS da Torres. Sì, direttore, buonasera. Io volevo chiedere, mercoledì a Pescara, quale può essere l'approccio giusto per voi? Cioè quello di giocarvela senza fare calcoli, considerando che ora il Pescara è a 3 punti, quindi comunque vincendo potrebbe agganciarvi, oppure quella di essere comunque in qualche modo, tra virgolette, prudenti? Chiaramente siete la capolista in questo momento, non è che potete venire a Pescara a giocare per fare il punto, sicuramente verrete a Pescara a testa alta, però come approccio, vedendo anche quello che poi fa il Pescara, ha fatto anche ieri a Lucca, insomma ha vinto con 4 gol, normalmente una squadra che pressa, che attacca tanto, che crea tanto, qual è il modo secondo lei con cui la Torres dovrà approcciarsi a questa partita? Ma noi cerchiamo sempre di fare la partita, ovviamente abbiamo grande rispetto del Pescara, che è una squadra che ha un gioco completamente offensivo, ovviamente non veniamo là a parcheggiare il pullman nella nostra metà campo, veniamo lì, cercheremo di fare la partita senza fare calcoli, anche perché alla decima giornata fare calcoli non è molto produttivo. Quindi verremo lì a giocare una partita contro una squadra forte che ha i suoi punti di forza e di debolezza come tutte le altre squadre, ecco. Quindi credo che il mister continuerà a cercare di proporre il suo gioco, e ovviamente poi bisogna fare i conti anche con l'avversario, perché è un avversario forte. Quindi insomma la Torres non verrà a Pescara a parcheggiare il pullman davanti alla porta, evidentemente hai ascoltato Andrea le dichiarazioni di Sebastiani che si riferiva alla Vis Pesaro, il presidente del Pescara. No, vabbè, effettivamente la Vis Pesaro, ho visto la partita, effettivamente la Vis Pesaro si è difesa bassa, era difficile poi trovare gli spazi. Certo. Ma succede anche a noi, ecco, di trovare avversari così, e penso che sia naturale in un campionato quando ci sono dei divari tecnici importanti, che qualcuno deve portare la pagnotta a casa, e fa così. Si fa di necessità virtù, a seconda delle caratteristiche. D'altra parte, diciamola tutta. Ognuno gioca come preferisce, ecco. Poi devi essere bravo tu a scappinare. Esatto. Giancarlo Febbo, che domanda vuole fare? Corriere dello Sport. Buonasera direttore, volevo chiedere, posto che ormai la sua squadra non è più una sorpresa, perché dopo tot giornate mantenere questa media vuol dire che è una squadra che potrebbe arrivare fino in fondo. Io adesso non so com'è la profondità della vostra rosa, però la mia domanda è questa: se a Natale arrivaste in posizione di vertice, primo, secondo, terzo, insomma comunque nel gruppetto di testa, poi la società che tipo di plafond le darà per il mercato di gennaio? C'è bisogno di qualcosa? Ricordiamo il presidente Udassi, ex giocatore. Sì.
Se, dopo dovrà lavorare lei a gennaio, sarà un grande lavoro. No, vabbè, noi cerchiamo sempre di lavorare andando a vedere quelli che sono i nostri, magari, come dire, punti dove potremmo dare più profondità o un intercambio diverso senza abbassare la qualità, perché la rosa è profonda. Poi ovviamente però ci sono i giocatori che giocano spesso, giocano di più, bisogna vedere se poi le seconde linee si faranno sempre trovare pronte e garantiranno un rendimento uguale. Credo che la proprietà, se dovessimo trovarci a ridosso delle prime posizioni, a gennaio mi farà sicuramente intervenire, ma non vorremmo stravolgere. Siamo contenti dell'esistente, anche perché poi non si vanno a inserire solo dei giocatori, ma si vanno anche soprattutto a inserire delle persone all'interno di un contesto che è già bello che rodato. Quindi più che prendere i giocatori giusti è prendere le persone giuste al momento giusto. Sì. Grazie ad Andrea Colombino. Ricordiamo che ha qualche legame col Pescara perché è molto amico di Antonio Di Battista, perché in passato, no, c'è stato qualche passaggio a Pescara, qualche giocatore che hai sottoposto all'attenzione dei dirigenti biancazzurri, e poi sei amico anche di Andrea Mazzetti perché hai studiato a Milano alla Bocconi. Ricordiamo che è laureato in economia aziendale, Andrea Colombino, alla Bocconi di Milano, e quindi ha studiato con la sorella di Andrea Mazzetti, che tu conosci bene, no? Andrea fa parte dell'ufficio stampa. Sì, lo saluto, salutatemi, poi lo vedrò mercoledì, immagino. Assolutamente, sì, certo, sarà presente all'Adriatico. Andrea, noi ti ringraziamo, sei stato gentilissimo. Grazie a voi, è stato un piacere. Grazie, in bocca al lupo alla Torres, davvero di cuore. Buonasera. 22:10 minuti, non so se dobbiamo andare in pubblicità, e poi l'ultima parte della trasmissione con l'immancabile Top Goal, tutte le reti delle ultime due giornate scelte da Giovanni Tontodonati. Lo sottolineo e lo rimarco. Pierpaolo Marchetti che voleva sapere. Che è collegato, salutiamo Pierpaolo, che si è collegato era impossibilitato solo per la venire. Top Goal. Sì. Stava con telecomando. Esatto. In attesa della Top Goal. Ci vediamo tra poco. Bene, torniamo in diretta da studio, 22:15 minuti, con Gianluca Colonnello, Orlando D'Angelo, Giancarlo Febbo e Giovanni Tontodonati. Prima del contributo, per così dire, arabo, poi capiremo perché ho detto questo. Top Goal, ottava e nona giornata. Ah no, però c'è prima qualche telefonata. Avete ragione. Andiamo al telefono. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, pronto? Buonasera Massimo, sono Nicola. Salve Nicola, ti chiedo brevità. Brevissimo, avevo chiesto alcune cose, ma sono brevissime. Magari poi ci sentiamo e me le dici, dai. Vabbè, ci sentiamo poi. Solo questa domanda: le prossime partite del Pescara fuori casa saranno trasmesse o no da voi? Le dobbiamo scegliere? No, le prossime no, noi le manderemo in onda altre tre partite, sicuramente. Sì, fuori casa. Sì. Ci saranno tutte alla stessa ora, in contemporanea? Cioè, in che senso? Io non lo sto capendo. Che significa Nicola, tutta la stessa? Non tutte. Ora? Ne ha scelte altre, ne ha comprate quattro, quindi esatto, ce n'ha altre tre da fare. Poi in diretta. Nicola, poi vi daremo tutte le comunicazioni. Altre tre in diretta. Andiamo avanti. Altre tre in diretta, sì. E poi le siamo stati differite. Prego. Tutto. Nicola, c'è? No, un'altra telefonata. Solo quella era la domanda. Beh, mi dispiace, insomma. Vabbè. Pronto, Rete 8? Pronto? Sì, buonasera. Pronto, buonasera. Sono Antonio Di Girolamo. Salve Antonio. Io stasera sono felice e contento che tutti e quattro i giornalisti, compreso Colonnello, hanno elogiato Cupone, che è un giocatore che veramente merita rispetto, perché ci sono dei personaggi a Pescara che stanno criticando questo ragazzo, non capiscono niente di calcio, fanno solo, non lo so, disprezzo per un giocatore che dà l'acqua. Sì. Tra l'altro, molti sono foggiani, romani
e Anconetani, io ho visto su Facebook, lo vado a vedere. Ah, a proposito di Anconetani, è stato esonerato Donadella, sì. è tornato Colavitto, non parliamo insieme Antonio, è tornato Colavitto, esonerato Donadel, prego. Anzi, veramente un panzer, è un'altra cosa, però adesso col cupone abbiamo... Noi non sentiamo più nulla. No, è qua che si sente male. Sì. Vabbè, Antonio, andiamo avanti, riusciamo a chiudere il concetto, no? Andiamo, è finita, ci dispiace, insomma, si è interrotta la comunicazione, non era affatto buona. Top Goal, ottava giornata, vediamo un po' che cosa ha scelto il qui presente Giovanni Tonto Donati. Pontedera Rimini 4-0, il colpo di testa di Nicastro, ex Pescara, quarto gol del Pontedera nel penultimo turno. Il Pontedera ha surclassato il Rimini del neotecnico Troise. Cross di Catanese, molto bello, guardate, sospeso in aria. Gran gol di Nicastro, che è stato per un breve periodo a Pescara nella stagione 2017-18. Questo invece è il gol molto bello di Forte del Cesena, il 2-2. C'è stata l'imbucata, la traccia di Candiano, uno dei migliori del Sestri Levante, e Forte ha pareggiato. Poi arriviamo con le immagini al gol di Seghetti, il gol del pareggio in Perugia Torres. Seghetti, un giocatore del Perugia, 2004, alla prima rete tra i professionisti. Tra poco la rete di sbaffo in Recanatese Arezzo, il primo gol, 2-0 il risultato finale, cross di Melchiorri, sempre verde, classe 87, sbaffo classe 90 se non vado errato, 33 anni, guardate che gol, gol fantastico. E poi l'ultimo, Carrarese Ancona, Zuelli, beh insomma un bel tiro, però azione piuttosto confusa, al 97esimo dopo l'espulsione di Peli dell'Ancona, un giocatore molto interessante, Peli scuola Atalanta, rivediamo ancora Zuelli ex Chievo, controllo e sinistro di Giustezza all'angolino. Questi sono i gol dell'ottava giornata. Il più bello secondo te, Gianluca? Quello a volo che abbiamo fatto. Sbaffo. Dai, questo... bellissimo. Molto coordinazione, bellissimo. Incredibile. C'è unanimità, penso. Aspetta, vediamo un po' che dice Orlando, se ci sorprende sbaffo, Orlando. Sbaffo? Sbaffo, lui l'ha scelto, quindi. Vabbè, sbaffo. Che non c'entra nulla con la Serie Vince C. Vince senza problemi, sbaffo. Riguardiamo un po', beh, insomma, la coordinazione, Gianluca. Commentaci un po' dal punto di vista tecnico questo gol. No, assist perfetto, rimossa, però coordinazione. Mamma mia. Bello. Ma sbaffo Massimo, forse ha ricominciato dalla D, sì, con la Recanatese. Sì, sì, è tornato, sì, assolutamente, è tornato alle origini. Giancarlo, sì, conosce bene. È vero. All'Ascoli. All'Ascoli, beh, certo. All'Ascoli fece gol anche contro il Pescara. Avrebbe potuto fare anche molto. Ascoli-Pescara, ricordatevi tutti, 3-0 l'anno in cui Zeman poi se la prese con Ciampi di Roma, l'arbitro di quella partita. Gol in fuorigioco. No? Domenica alle 12:30. Segnò anche Soncin, 3 gol in fuorigioco, disse Palese. La domenica alle 12:30 fu. Sì, è vero. Sì. Allora, va bene, ottava giornata, sbaffo, non c'erano dubbi. Andiamo a guardare i gol della nona giornata. Intanto Corazza, partita Pineto-Cesena, che ha seguito il nostro Orlando D'Angelo per Rete 8. Bello il gol, insomma, da attaccante di razza, ha sbagliato però il Pineto, che ha perso palla all'altezza della bandierina. Sì, poi il cross, il recupero palla di Varone, il cross e la rete di Corazza al sesto sigillo in campionato. Questo invece il gol del giocatore del Pineto, Volpicelli, il sinistro. A pelo d'erba, dopo un'ottima sponda di Gambale, la dedica a Schirone, che proprio contro il Pescara, sfortunatissimo, si è fatto male gravemente al ginocchio, lesione dei legamenti, probabilmente campionato finito. Questo è il gol di Accornero in Lucchese-Pescara, il pareggio della formazione biancazzurra, e tra poco vedremo anche la rete di Tuniov, è stata bella per lo sviluppo dell'azione, soprattutto per l'assist di Moruzzi. Questo è il secondo gol personale di Tuniov, palla in buca d'angolo, sinistro chirurgico. Bel gol, assolutamente, ben assistito, ripetiamo, da Brando Moruzzi. Quinto gol invece di questa top della nona giornata, la rete di Kwan in Juventus Under 23 Perugia, partita terminata 2-0 per gli Umbri, si è giocato sul neutro di Alessandria.
il colpo di testa del giocatore ivoriano, classe 99, su cross di Paz, il colombiano, 2002 in prestito dal Sassuolo. Il gol più bello? Mi è piaciuto questo, l'ultimo. Il gol di Juan? Sì. Orlando? Sono combattuto tra Cornero e Volpicelli, devo dirti che io sono mancino, quando vedo quelli che segnano di sinistro mi emoziono, infatti sbaffo anche. Sì, poi stasera tanti gol di Mancini, Volpicelli... È vero. Tuniov, insomma, sbaffo. Sbaffo. A ex aequo, posso votare ex aequo sia Volpicelli che a Cornero, perché mi piacciono tutti e due. Va bene. Tu invece, Giancarlo? Ma a me Volpicelli è piaciuto sicuramente. Sì. Poi anche quello di Tuniov come sviluppo dell'azione. Dovendone scegliere una, magari scegliere i Volpicelli perché... Quindi siamo a due per Volpicelli. Sì. E Giovanni? Uno Juan, due Volpicelli. Io però dico Volpicelli. Poi chiederemo anche a Francesco Berardinelli alla telecamera. Scherzo. La sponda di Gambale per me è bellissima. Sì, è vero. Sì, anche per me. Un bel servizio di Gambale. Quindi Volpicelli. Sì. Quindi 3-1. Mi dispiace, in minoranza Gianluca. No problem. No problem, no problem. Bene, abbiamo anche risolto questo inconveniente, no inconveniente mai perché la top goal è una cosa che ci piace andare in onda anche per far vedere i gol delle altre squadre. Beh, grazie. Mancano quelli di stasera però. Mancano quelli di 3-1 Arezzo Spalla, terzo gol della 3-1, 3-1 mentre la Carrarese ha perso 1-0 in questo derby che si gioca a Carrara. È come ancora. Pescara-Pinedo, sì, a Carrara. 1-0 e quindi il Sesti Levante torna a flirtare col successo, ma era già in ripresa, eh? Anzi, sì. No, aveva già battuto la Juve Under 23? Sì, aveva vinto. Quindi sono quattro risultati. La seconda vittoria in campionato, sì. Seconda vittoria in campionato, complimenti a Sesti Levante. Barilari è un tecnico che ha le idee chiare, a mio avviso, non ha molto lì davanti il Sesti Levante, anzi, ha poco, però ha una grande organizzazione di gioco, una impronta riconoscibile, una squadra che gioca a calcio. Questa è la classifica, naturalmente il Sesti Levante, la partita che si è già conclusa. Ha fatto più punti della Juventus. Sì, sì, aggiornata col Sesti Levante che sale a quota 8. Sale a quota 8. Vedremo quello che con succederà. L'entella, con l'Entella aveva vinto il derby. Con l'Entella. Sì, sì, con l'Entella. Arezzo Spal 3-1, vedremo quello che succederà, manca pochissimo, siamo al 79esimo, ma intanto contributo arabo. Ha già capito il nostro regista Dino D'Angelo, a che cosa mi riferisco? لأنه قلت وقعتها ولكن لم تتمنى بأن تنتهي كما بدأت سلبية لماذا لم نشاهد الأهداف في هذه المواجهة كما قلت لك منذ البداية لن أتمنى أن تنتهي 0-0 ولكن انتهت بهذه النتيجة وكما قلنا مع بعضنا عندما بدأت المباراة ينقصهم المهاجم لم يكن دقيق ولكنه ليس بمهاجم ولكن أودينيزي أيضا كان بكلب أن يأخذ ويخطف ثلاثة نقاط في الهجمة الأخيرة التي خلقها لوكا كان أيضا رائعا الحال استلم من المستفيد الأكبر من هذه النتيجة أو الرابح 22-25 abbiamo pochissimi minuti concluderemo tra quanto? Tre minuti, al termine, due minuti, Gianluca, è stata un'esperienza, ti ho visto in giacca e cravatta. Sì, e quindi sì, ma sto con Abu Dhabi Sport, lui è il profeta, diciamo, di Abu Dhabi. Ah, è vero, lui è il tuo monaco. No, si chiama Mohamed Profeta. Ma parlavi lì in arabo? No, no, c'avevo l'interprete. Ah, ecco. L'interprete cioè, rispondevi in italiano? Sì, sì, sì. Però simultaneo. Però, sì, però mi hanno telefonato, ma parli l'arabo. Mi hanno telefonato tanti miei amici. Però bello. Bella esperienza. Sì, sì, no. Commenti la Serie A. Commenti la Serie A italiana. Sì, sì, ho fatto 3 partite di fila. Sono stato 7 ore lì. Però. Quindi, diciamo, stiamo tutti insieme prima della partita. Facciamo il pre-partita. Poi esci fuori. Abbiamo una sala con tutte TV. Si mangia, ti portano il catering. Poi appena finisce il primo, cioè le TV per vedere la partita, poi fai tra primo e secondo tempo, poi riesci a fine partita fai il finale. L'ho fatto per 7 ore di fila. Ma partite italiane? 3 partite italiane, sì. Però infrasettimanale c'è pure un programma tipo controcampo e fai pure le partite arabe. Bella esperienza. Sì, sì, sì. Ora ritorno a novembre. Però
Senti, ma che dico? Ti puoi portare anche Giancarlo? No, ma io non parlo Aramo. Ma dei recuperi di 15 minuti, che si dice? Non vuoi recuperare, è troppo caldo. No, ma le partite del campionato non penso che sia il tuo, quello dove sta Cristiano Ronaldo. I recuperi del primo tempo durano 12, 13, 14 minuti. L'hai visto tu? Sì, sì, sì. Non si è capito perché. Boh. Non si capisce. Allora, se riesce a trovare una squadra per Giancarlo. Esatto, infatti io quello dicevo. Assistant coach. Allora, chiudiamo facendo vedere una bellissima caricatura di Zeman, di Marco D'Agostino, che ringraziamo. Guardate, bella, Caricatura di Zeman. Marco, bravissimo. Vero? Lo ringraziamo per questo omaggio, per la nostra trasmissione. Grazie a Marco D'Agostino, è davvero una bella caricatura. Chiudiamo veramente, facciamo vedere la schermata tattica del Pescara. Per noi scenderà in campo la stessa formazione che ha battuto la Lucchese? Che dite voi? Sì, facciamola vedere. Sarà data fiducia all'11 di ieri, schierato ieri dal tecnico, Plizzari tre pali, Pierno, Brosco, Besic e Moruzzi, Squizzato, Tugnov e De Marco, Merola a Cornero con a supporto di Cuppone. Siete d'accordo? Sì. Tutti quanti d'accordo? Non ci dovrebbero essere novità? Non è che possiamo avere tante conferme, nel senso oggi, come ha detto il direttore della Torre, si hanno fatto scarico quelli che hanno giocato, gli altri si sono allenati. Esatto. Anche se hanno fatto qualche situazione di gioco anche tattica, non è stato un riposo oggi. Dobbiamo segnalare, Massimo, è passato inosservato che ha esordito in campionato Luca Mora. Sì, no, infatti abbiamo proprio, io avevo inserito nella scaletta, facciamo vedere quando entra almeno, no? Perché intorno al 57esimo prende il posto di Squizzato, tra l'altro secondo me per gestione e soprattutto per interpretazione di situazioni tattiche, voglio dire, Mora è un giocatore che non ha bisogno di presentazioni. Gestione perché per la prima volta dobbiamo aggiungere il Pescara, dopo il vantaggio, ha continuato ad attaccare. Gestione invece assolutamente sì. Io sono invece Ad attaccare, Massimo. Per la prima volta in vantaggio ha cercato il terzo, il quarto, il quinto, il sesto gol. Dobbiamo chiudere. È un salto di qualità per me. Assolutamente. No? Buonasera e grazie a Gianluca Colonnello, grazie a Orlando D'Angelo, Giancarlo Febbo e Giovanni Totonerati. Grazie a Francesco Berardinelli della telecamera, al nostro regista Dino D'Angelo. Ci saremo dopodomani ore 22:30 post partita con Enrico Giancarli e poi terzo tempo live con Fabio Ferraresi. Grazie ancora e buona serata.